Va bene, dai, parliamo di questo argomento. Se è stata una cosa giusta salvare quel betta è una scelta giusta andare in negozio, a trovare comunque degli animali che sono tenuti in quelle condizioni. Quindi un classico betta nel bicchiere, acquistarlo e portarlo a casa è una scelta corretta? E parliamo appunto in questo video, mi piacerebbe appunto creare con voi una discussione per magari che può proseguire nei commenti o nel gruppo Telegram o nel gruppo Facebook, dove volete, ma beh, chiaramente questa è una discussione pacifica e soprattutto con un po' di razzocino. Mi piacerebbe creare qualcosa di interessante. Partiamo da diversi punti. Innanzitutto, secondo me c'è una questione etica e c'è anche una questione di uh, consapevolezza sia di quello che si sta facendo sia delle proprie capacità. Perché quando noi vediamo un betta in un bicchiere... E in un negozio, chiaramente e pensiamo: ah, che negoziante. Lui proprio non sate. Gli animali meglio se lo compro e lo salvo, e, cioè nel senso, noi lo stiamo davvero salvando, cioè, la condizione nostra di allevamento qua in casa sarà effettivamente migliore di quella. Riusciamo noi a dare le giuste, eh, attenzioni e cure di cui ha bisogno l'animale. E questo discorso vale anche un po' come con un animale ammalato. È un animale ammalato, lo vogliamo comprare per curarlo e salvarlo, ma noi abbiamo le competenze per farlo, non siamo in grado. A questo sono sempre un po' quelle tematiche che a me lasciano sempre un po' in difficoltà, facendo un po' fatica. Uh, mi capita anche, magari, con anche altre cose. Ne vedo una pianta che è messa male, dico: Ma magari la compro perché magari è in sconto, quindi la compro un po' meno poi saprò so, prendermene cura meglio Beh non sempre è così ecco. e, e, e poi c'è un altro discorso nel senso dove ne andremo a mettere il beta? Sarà meglio? cioè rispetto al bicchiere noi gli daremo poi magari un 120 litri con la popolazione giusta, il movimento del filtro giusto eccetera Ma, probabilmente in realtà quel pesce il beta in particolare starebbe bene in realtà nel bicchiere, dove non ha eh, una forte corrente, il volume d'acqua in realtà è piccolo. Riesce a, a non a dover fare troppa fatica per cercare il cibo per spostarsi, mentre troppa energia perché, soprattutto, animali con un pinnaggio troppo voluminoso fanno veramente fatica. E più c'è il discorso che probabilmente in un acquario così grande avremmo anche degli altri pesci. E non sempre sono con inquilini adatti perché, nonostante si chiami pesce combattente. In realtà è combattente solo nei confronti dei suoi conspecifici, ma con gli altri in realtà spesso è bullizzato, quindi avendo queste pinne voluminose spesso è, uh, viene non predato, ma viene appunto uh, sì, bullizzato, sono gli altri pesci che provano a mordicchiarli, gli danno fastidio, spesso questo è un problema. In un acquario grande poi spesso facciamo anche fatica a dargli da mangiare, essendo comunque più lento, probabilmente gli altri pesci andranno a mangiare prima di lui spesso fare l'errore di troppo cibo perché non ci rendiamo conto di quanto sta mangiando e poi ovviamente c'è quel discorso eh, legato all'etica cioè come facciamo a stabilire quando un animale è allevato nelle condizioni idonee perché a me viene sempre da pensare che sì per carità eh, lo spazio piccolo può a noi sembrare eh, folle, può sembrare anche una, una forzatura, ma se le condizioni chimico-fisiche e alimentari sono idonee, quindi viene cambiata l'acqua frequentemente, gli viene dato il giusto quanto di cibo in modo tale che non si sporchi anche troppo l'acqua, non solo viene data tanta acqua, ma anche l'acqua giusta, cosa che spesso nell'avvento di betta viene sottovalutato e quindi in realtà il betta sta meglio in un bicchierino con acqua di osmosi e catappa rispetto che nell'acquario da grande con... Acqua di rubinetto, poi c'è un altro discorso: se chi alleva betta per lavoro lo fa in condizioni piccole, dove ha tutto l'interesse affinché gli animali eh, crescano velocemente, siano di buona qualità, altrimenti non riuscirebbe a venderli e che non si ammalino e stiano bene, lo fanno in spazi piccoli. Forse, forse le condizioni di allevamento non sono da implicare alla dimensione del litraggio. E poi in un altro discorso dico, ma il negoziante è effettivamente così cattivo nel tenerli così? Ipoteticamente il pesce in quelle condizioni dovrebbe comunque rimanere molto poco, un paio di settimane, in modo tale che in realtà magari il negoziante in quelle paio di settimane gli cambiare l'acqua 3-4 volte, gli dà il giusto quantità di cibo. E ed è un problema se sta per un breve periodo in quelle condizioni prima poi di essere acquistato e messo nel classico cubettino come quello che ho, che ho io con eh, un cubettino da 28 litri con eh, classiche piantine molte alghe chiaramente e, e, e sta, sta meglio di il betta eh, appunto eh, in quelle condizioni no? quindi dice ma ci rimane praticamente poco che è un problema oppure è meglio che il negoziante lo tenga nelle batterie di esposizione insieme ad altri pesci, dove spesso la mh, portata del, di queste pompe nelle batterie di esposizione è troppo elevata e ci sono i calci betta appiccicati nelle griglie di aspirazione, dove fanno fatica ad alimentarsi, dove consumano un casino di energia. Spesso poi per offrire una grande qualità e quantità di scelta al cliente, il negoziante deve avere quindi più colori, più forme di betta e di conseguenza li Mette in tante vasche, aumenta ancora di più la possibilità di mettere il pesce in condizioni di allevamento non idonee sia per la vasca non idonea sia per i conquilini non idonei. Dopo, certo ci sono anche eh, i negozianti modello, ne ho visti parecchi anche in Italia, che hanno il classico rack drip system, eh, vaschettine piccole, tutte eh, con il, la, il cambio continuo goccia a goccia che cade poi in una grandissima sampa, filtro B e riporta su. In Italia ci sono. Uh, secondo me sono dei, degli esempi virtuosi perché quello sarebbe il modo perfetto per allevare. No? Abbiamo il betta che sta da solo, uh, in realtà il volume d'acqua è tanto, quindi c'è spesso un buon ricambio. Col filtro V evitiamo comunque la, la possibile diffusione di patologie e riusciamo a uh, osservare bene il pesce, assicurarci che mangia bene. Um, facciamo le sifonature ad hoc eventualmente solo per raccogliere la cacca quando ho, fatto, ho lavorato in un negozio che aveva questa tipologia di, di, di batteria la cosa top per andare con una pipetta aspiravi la cacca e poi facevi un cambio eventualmente direttamente alla sampa così cambiava l'acqua a tutti era veramente comodissimo mi hanno anche conto che però non tutti i negozianti possono avere lo spazio o anche magari quei soldi in realtà sono pochi ma per, per fare l'investimento per avere un drip system è più una, una, di solito una questione di spazio e, e quindi forse la soluzione dei bicchieri può essere la soluzione più facile, più veloce. Um, non lo so. Mi piacerebbe appunto aprire una discussione con voi. Ditemi cosa ne pensate. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.